È scattata nei giorni scorsi una ulteriore proroga ad Alcamo per poter richiedere agevolazioni riguardanti la tassa sui rifiuti. L'amministrazione comunale alcamese, che ha infatti 600.000 euro a disposizione per erogare questo tipo di contributi, ha prorogato al 5 novembre l'avviso rivolto ai residenti nel territorio che abbiano bisogno di ottenere l'abbattimento della Tari alla luce delle difficoltà finanziarie che si sono acuite in questi mesi, principalmente a causa della crisi pandemica. Si tratta quindi di una misura finalizzata a sgravare i cittadini che stanno attraversando in modo più evidente problemi economici. Ciò al fine di agevolare l'utenza, spiega il Comune in una nota, e consentire a quante più persone di fruire dei contributi previsti dal decreto legge Sostegni bis a favore di coloro i quali, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, si trovano in difficoltà finanziarie. In particolare l'avviso è rivolto a quanti presentino un ISEE, vale a dire l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, che non sia superiore a 20.670 euro. La quota finanziaria destinata ai contributi Tari, che è dunque di 600.000 euro, come riporta l'avviso sottoscritto dal dirigente dei servizi finanziari comunali Sebastiano Luppino, sarà ripartita individuando tre fasce di utenza. Abbiamo voluto prorogare la scadenza di accesso ai contributi Tari, spiega il sindaco Domenico Surdi, perché vogliamo raggiungere una platea quanto più larga possibile di utenti che hanno subito una perdita o una contrazione del reddito. Abbiamo infatti ottenuto nei mesi scorsi importanti contributi per erogare questi aiuti economici. Ancora abbiamo avuto poche domande, evidenzia, e teniamo a comunicare che sono disponibili queste somme. Invito tutti ad affrettarsi a presentare l'istanza, dichiara quindi Surdi, affermando che verrà poi formulata una graduatoria a scorrimento in ordine di priorità per aiutare tante famiglie in difficoltà. Dobbiamo fare in modo che queste somme, conclude, non rimangano inutilizzate. L'istanza, come riporta l'avviso, deve essere presentata entro la mattinata del prossimo 5 novembre al protocollo generale del Comune in Piazza Ciullo o tramite posta elettronica all'indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it.